Oggi ti propongo la ricetta della pastiera napoletana, una vera delizia. Dai, preparala insieme a me. Per prima cosa prepara la pasta frolla con gli ingredienti indicati in descrizione, quindi impasta il tutto fino ad ottenere un panetto liscio, compatto e omogeneo, che lascerai riposare in frigorifero per almeno un'ora. Nel frattempo prepara la crema di grano, quindi versa il grano cotto in una casseruola insieme al latte, strutto ed essenza di limone. Cuoci il tutto per 10 minuti o comunque fino a che la crema non sarà ben addensata. Setaccia la ricotta in una ciotola, aggiungi lo zucchero e mescola il tutto con un cucchiaio da tavola. A questo punto aggiungi le uova intere, il tuorlo, la vanillina e l'essenza di fiori d'arancio. Mescola ulteriormente col cucchiaio fino a che non avrai ottenuto una crema liscia e omogenea. In ultimo aggiungi i canditi misti e la crema di grano preparata in precedenza. Mescola per bene il tutto fino ad incorporare perfettamente questi ultimi due ingredienti. Metti la crema da parte e prendi la pasta frolla dal frigo, stendila allo spessore di circa 3 mm e fodera uno stampo di 22 cm spruzzato di spray staccante. Bucherella il fondo e riempi il tutto con la crema preparata in precedenza. Decora con le classiche strisce e cuoci la pastiera in forno statico preriscaldato a 180 gradi per almeno un'ora. Trascorso il tempo di cottura, sfornala, lasciala raffreddare e spolverizzala di zucchero a velo. E tadan! Eccola pronta! Guarda quanto è golosa! Ti è piaciuta? Lasciami un commento!